È stato interessantissimo fare questa formazione, questi 2 giorni, queste 2 giornate in cui abbiamo avuto questi gruppi eterogenei che provengono dal mondo delle cooperative sociali, perché per poter rompere il muro del silenzio che è la dinamica che alimenta il vissuto delle molestie, la cultura, diciamo, delle molestie. Sicuramente la formazione è lo strumento principale che noi abbiamo per poter iniziare questo cambiamento.